Buongiorno a tutti e buon mercoledì 6 ottobre 2021 dall'Almanacco di Pavia 1 TV. È il 279esimo giorno dell'anno, 41esima settimana. Alla fine del 2021 mancano 86 giorni. A Roma il sole sorge alle 6.13 e tramonta alle 17.42, ora solare. A Milano il sole sorge alle 6.29 e tramonta alle 17.53, ora solare. La luna si leva alle 5.53 per tramontare alle 18.04, luna nuova alle 12.06. I santi del giorno: San Bruno, Sant'Alberta, Sant'Artaldo, Sant'Iwi e Santa Fede di Hagen. Bruno deriva dal tedesco brun, scuro, riferito al colore dei capelli e della carnagione. Ebbe larga diffusione sin dall'epoca medievale. In Toscana, celebri nel Rinascimento, le varianti Brunello, Brunetto, Brunellesco. Proverbio del giorno: non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Aforisma del giorno: non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Dante Alighieri. Accade oggi, 1924, iniziano le trasmissioni radiofoniche. URI, Unione Radiofonica Italiana. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. È la voce della violinista Ines Donarelli che annuncia l'inizio delle trasmissioni radio. Sei nato oggi? Le tue idee sono sempre originali e innovative. Ami viaggiare, esplorare, confrontarti personalmente con le difficoltà che incontri. Nel lavoro sai circondarti di collaboratori validi e fidati che ti aiutano quando le tue forze vengono meno. In amore sei affascinante, ma devi imparare a controllare la tua possessività e a rispettare di più le esigenze del partner. Compleanni famosi. 1887, Le Corbusier. Architetto, urbanista, pittore, nato nel canton svizzero di Neuchâtel e morto a Roquebrune-Cap-Martin nel 1965. È considerato il maestro del movimento moderno. 1960, Paola Ferrari. Per lungo tempo è stata la signora della Domenica Sportiva, ora al seguito della Nazionale di Mancini. Nata a Milano, è una nota giornalista e conduttrice di alcuni dei programmi sportivi più seguiti dal pubblico italiano. Scomparsi oggi, 1917, Edoardo Scarfoglio. Abruzzese di nascita, di Paganica, frazione dell'Aquila, visse gran parte della sua vita a Napoli, dove si spense nell'ottobre del 1917, coniugando le attività di giornalista e scrittore. Se avete anche voi notizie utili e curiosità, inviatecele a info@pavia1tv.it oppure via WhatsApp al 389-2566-296. Grazie per essere stati con noi e a domani con un nuovo almanacco di Pavia 1 TV.